un po' dovremmo essere in diretta e a questo punto devo solo aspettare di visualizzare Salvatore Rossi per cominciare la nostra conversazione, cercando di continuare a parlare per evitare di rimanere muto di fronte alla camera con un disgraziatissimo, diciamo, effetto di inabilità dal punto di vista tecnologico. Vedo che molte persone stanno partecipando, ma non becco ancora Salvatore Rossi, almeno così mi sembra. Vediamo un po'. No, non lo vedo. Devo vedere la terza ospite per poter cominciare. Eccolo qua. La terza ospite. Ok. Dovrei esserci riuscito. Salvatore, compari, per piacere? Onde evitare questa situazione di vuoto pneumatico che suscita angoscia per chi ci vede? Pare che la connessione sia in corso. La team declina ogni responsabilità per inefficienze nella trasmissione. Lo dico questo per non danneggiare ovviamente Salvatore. L'assenza comincia a preoccuparmi. E in ogni caso, nell'attesa che compaia, io mi metto in una più acconcia posizione e spero che si senta abbastanza bene. Se non si sente bene, lanciatemi dei messaggi. Nel frattempo vi faccio vedere questo libro, voi lo vedete immagino al contrario come me. Il titolo è di Salvatore Rossi, ed è La politica economica italiana dal 1968 a oggi. E da questo libro che in qualche maniera partiremo. Discutere non di ciò che è accaduto in un tempo lontano, ma per parlare di ciò che riguarda in qualche maniera la tua vita. Ci siamo? Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Abbiamo avuto un po' di problemi di connessione, però ce l'abbiamo fatta. Detto da te, diciamo, è allarmante, però va bene. No, perché la connessione non dipende da team in questo caso, ma dalla terza. Hai visto, abbiamo fatto questo siparietto pubblicitario, non offende nessuno. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Salvatore, ben trovato. Grazie. In casa. Sì, ovviamente, come si può vedere dallo sfondo. Io no. Come puoi vedere dal mio sfondo, dove vedi i fratelli, la terza, fondatori alle mie spalle. Stavo dicendo prima, per riempire, diciamo, il vuoto, stavo partendo dall'indicazione, dalla presentazione di questo nostro volume, di questa impresa comune, la politica economica italiana dal 68 a oggi, di cui voglio solo dire che è un'impresa in progress. Perché la prima edizione di questo libro è addirittura del 1998 e poi è stato oggetto di più riedizioni che in qualche maniera hanno seguito quelle che sono state le evoluzioni del nostro sistema economico. Certo, adesso ci toccherà, temo, credo, aggiornarlo ulteriormente, perché lo scenario che si sta oggi rispetto all'uscita del libro è uno scenario completamente nuovo. Salvatore, ovviamente quando si parla di politica economica si parla per definizione dell'intervento pubblico in economia, del rapporto tra l'intervento pubblico e i sistemi economici. Oggi certamente avremo un
orizzonte di conversazione più ampio. Però partiamo proprio da questo, se vogliamo. In questa fase di preoccupazione e di crisi oggettiva determinata dall'epidemia Covid, si parla insistentemente della necessità di un forte intervento pubblico. Lo si fa in Italia a livello nazionale, lo si fa a livello europeo. Abbiamo un esempio americano di intervento massiccio a favore, a sostegno dell'economia e delle famiglie. Qualcuno addirittura preconizza in maniera forse un po' troppo, come dire, azzardata, affrettata, che ci sia in questo momento un autentico tracollo del paradigma economico neo-neoliberista. Come vedi tu in questo scenario appunto il tema dell'intervento pubblico e se pensi che questo preluda un cambiamento più vasto di orizzonte? Qualcuno dice addirittura una nuova stagione del capitalismo. Allora, intanto due parole sul libro che tu hai introdotto e giustamente come tu hai detto è un libro antico a questo punto perché appunto, è nato nel 98, 30 anni dopo la data fatidica, simbolica del 68, quindi voleva raccontare molto brevemente 30 anni di politica economica in Italia. Poi appunto il libro ha avuto numerose edizioni e arricchimenti progressivi, quindi allungamenti man mano che il tempo passava, abbiamo pensato insieme, anzi l'avete pensato voi per la verità, di fare questa ultima edizione aggiornando il libro a dopo la crisi finanziaria globale. Quindi l'idea di questa nuova edizione è stata benissimo, raccontiamo anche che cosa ha fatto la politica economica in Italia in particolare nei 10-12 anni passati dalla crisi finanziaria globale. Poi il destino ha voluto che ci sia piombata sulla testa, poco dopo l'uscita di questo libro, una nuova crisi mondiale, secondo me, ma secondo molti altri, assai più grave della crisi finanziaria e della recessione conseguente di 10-12 anni fa. E siamo a questo punto nel pieno della crisi e dei tentativi di risposta delle politiche economiche in tutti i paesi del mondo, a questa, crisi, che colpisce in modo particolare, come sappiamo ormai benissimo, l'Italia per ragioni in parte misteriose, in parte casuali probabilmente. Allora, per venire alla tua questione, che è ovviamente una questione grande, momento. È indubbio che c'è una tendenza, non solo dei popoli, non solo della gente comune, ma anche degli intellettuali cosiddetti, fra virgolette, a chiedere una maggior presenza pubblica nell'economia, quindi a chiedere emergenze, misure di emergenza che non possono che essere pubbliche e che in qualche modo limitino, arginino il libero gioco delle forze di mercato. Questa è una tendenza indubbia, d'altro canto è naturale, in ogni momento di crisi tutti tendono a rifugiarsi sotto le ali di qualcuno o di qualcosa. I settori pubblici sono perfino in un paese come gli Stati Uniti d'America, che è paese simbolo, paese difensore all'estremo del libero mercato, perfino lì si vuole un intervento pubblico più deciso. Cerchiamo di ragionare freddamente, per quanto sia possibile farlo nel mezzo di una crisi così tragica che provoca morti su morti, però tocca farlo, bisogna sforzarsi di ragionare freddamente. È evidente che questa è una crisi, come dicono gli economisti, di offerta, non di domande. Nasce così. Che vuol dire? Vuol dire che piomba un meteorite sulla Terra, piomba un virus sconosciuto e determina un'epidemia.
la prima cosa che succede è che uffici e fabbriche, almeno in parte, si fermano, chiudono, perché la gente sta a casa o perché ha paura o perché è forzata a rimanere a casa, come nel nostro caso e nel caso di molti altri paesi, da misure pubbliche. Questo ovviamente fa collassare l'offerta di beni e di servizi sul mercato. Le fabbriche di automobili chiudono e quindi ci sono molte meno automobili in giro disponibili per essere vendute a qualcuno. Una crisi di domanda però segue immediatamente, perché la gente che va a casa, i lavoratori delle fabbriche che hanno chiuso e che stanno a casa, da casa ovviamente non hanno molta voglia e non hanno neanche modo di comprarsi un'automobile. Quindi crolla l'offerta, crolla anche la domanda. A questo punto succede una cosa su cui conviene fare molta attenzione. Se questo collasso di offerta e di domanda è temporaneo, dura poco, dura 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, quello che si determina è un buco, un abisso, una caduta forte della produzione, quindi del PIL, del benessere di tutti. Se però questo buco, questa caduta non determina danni permanenti, si può pensare che, scontato il fatto che il PIL abbia uno scalino all'ingiù inevitabile e che ci resterà per sempre, quindi ci impoveriamo tutti, non c'è dubbio, nessuno ci leva questo impoverimento, questo scalino una tantum, però possiamo conservare la speranza, se nessun danno è fatto all'offerta produttiva, alla capacità produttiva, alle fabbriche, agli uffici, eccetera, che si possa riprendere, una volta passata l'epidemia, si possa riprendere a crescere come e sperabilmente nel caso italiano più di prima. È cruciale però che, affinché nessun danno permanente sia determinato da questa situazione, che il settore pubblico, che il governo intervenga massicciamente per stendere un ponte su questo abisso che si è spalancato sotto i nostri piedi e traghettare su questo ponte tutta l'economia, imprese e lavoratori. Questo è fondamentale. Ci vogliono fare questo un sacco di soldi. Bisogna, come ha detto il ministro Gualtieri ormai settimane fa, per esempio, che nessuno perda il lavoro, che nessuno venga licenziato, che nessuna impresa chiuda. Qualche impresa sta cominciando a chiudere, qualche licenziamento, non cassa integrazione, licenziamento, si comincia a vedere. Questo è molto pericoloso, perché è l'inizio di quei danni permanenti che possono veramente trascinarci non in una recessione, ma in una depressione lunga e intensa, forse peggiore di quella del 29, del secolo scorso. Quindi i governi di tutto il mondo in questo momento stanno ragionando su uno sforzo straordinario per sovvenire i redditi di tutti quelli che in questo momento sono sospesi a causa del fatto che tutti sono a casa. Quindi bisogna pagare stipendi, pagare fornitori, pagare bollette delle imprese. Ci vogliono un sacco di soldi, veramente tantissimi soldi. Più o meno tanti soldi ci vogliono quanti quelli che si perdono in questi 2, 3, 4 mesi di abisso, di buco. Dunque, Salvatore, una piccola pausa, perché ho dimenticato nella fretta del collegamento di ricordare, forse per un eccesso di familiarità di cui scuso, il fatto che tu hai trascorso oltre 40 anni della tua vita in Banca d'Italia, concludendo, diciamo, nell'ultimo tratto della tua carriera con il ruolo di direttore generale, che attualmente sei invece cambiato, diciamo, e sei presidente di TIM. È corretta come descrizione? Correttissima. Poi una piccola, diciamo, battuta: una persona che ci segue
chiede di chi è il quadro che ha le tue spalle. Domanda che ti giro. Lo sai? Sì, certo che lo so, perché non è di un pittore famoso, è di un fotografo, peraltro, famoso, che ha fatto il pittore dilettante per molta parte della sua vita e mi ha regalato un po' di suoi quadri. Sono acquerelli schizzati su fogli di carta di giornale. Quello è molto bello. Adesso se ne vede soltanto un pezzetto perché in parte nascosto dalla mia testa e comunque è lontano. È molto bello quello lì. Questa è l'altra questione che un'altra persona sta seguendo, e qui ti faccio tornare indietro alla tua stagione, ma Italia dice, ed è un tema che ricorre, è interessante secondo me riprenderlo in una specie di luogo comune, cioè come mai, visto che è come se fossimo in tempo di guerra, non utilizziamo le nostre riserve auree? È una domanda che ci è stata fatta, siccome so che è un tema su quale tempi ti è toccato rispondere, spiegare se in queste situazioni è immaginabile impiegare le nostre riserve auree. Dunque, ci sono molte risposte a questa domanda, però ce n'è una che sovrasta tutte le altre. Le riserve auree, per quanto ingenti che abbiamo in Italia, ricordo che l'Italia è il quarto detentore di oro al mondo, dopo il Fondo Monetario, gli Stati Uniti e la Germania, per quanto ingenti, sono comunque, adesso non so più a questo punto oggi quanto valgano, perché valgono secondo il mercato, però un anno fa valevano 90 miliardi. 90 miliardi rispetto a quello che serve in questo momento, cominciano a diventare pochini, e comunque usare, seconda risposta, oltre al fatto che sono pochi, 90 miliardi, e comunque usarli tutti, cioè spendersi tutto l'oro, sia pure in una emergenza grave, bellica, da tipo guerra, come quella che viviamo, ed essere i primi a farlo, dà un segnale cattivissimo al resto del mondo, dà il segnale che l'Italia è un paese che non ha altre risorse, se non quella, che è l'estrema risorsa. Ricordiamo come sono nate le riserve auree nella modernità, nel tempo moderno. Sono nate come l'estrema risorsa che garantisce la solidità e solvibilità del paese, ma sono veramente l'estrema risorsa. Nessuno si vende l'oro, se non veramente quando sta per morire. Mi sembrava giusto, diciamo, raccogliere questa sollecitazione da parte di chi ci ascolta, però torniamo all'argomento principale. Ovviamente i temi sono tanti, però mi piacerebbe una tua riflessione su come tu vedi la reazione a livello europeo, della BCE, agli stati nazionali rispetto al contesto che si sta formando. E come lo vedi in relazione all'Italia, poi specificamente? È una domanda complessa, mi rendo conto, però siccome si percepisce questa difficoltà di dialogo, a trovare una soluzione, come dire, univoca, o delle risposte che in qualche maniera indirizzino chiaramente il discorso, salvo che non sia successo qualche cosa stamattina che non so, voglio dire, tu come vedi questa situazione? C'è chi dice che l'incapacità di fronteggiare questa crisi in maniera netta e decisa potrebbe in qualche maniera non solo determinare l'impossibilità di creare quel ponte di cui tu parlavi prima, ma addirittura di mettere radicalmente in crisi il modello e il progetto europeo. Come vedi tu questa questione? Io penso che dobbiamo, tanto per cominciare, distinguere fra Banca Centrale Europea e tutto il resto d'Europa, perché Europa è una parola che ovviamente copre moltissime realtà. C'è la Commissione Europea, c'è il Parlamento Europeo, c'è il Consiglio Europeo e poi c'è la BCE. La BCE non è un organo politico, è un organo tecnico, però nominato e voluto dalla politica.
che ha la missione di assicurare la stabilità dei prezzi, di tutti i prezzi, dell'indice generale dei prezzi in Europa, in tutta Europa, indistintamente, non in un singolo paese o in una singola regione, in tutta Europa. Benissimo. Allora, la BCE, che è un organo, diciamo, è governata da un organo collegiale, dimentichiamocelo questo, quindi non è la Lagarde come prima, non era Mario Draghi a essere il dittatore assoluto e il comandante supremo della BCE. La BCE è governata, prende le sue decisioni in un organo collegiale in cui sono rappresentati tutti i governatori nazionali di tutti i paesi. La BCE ha, secondo me, reagito in questo caso nel modo giusto, nel modo appropriato. Questo non lo dico per, come dire, spirito di corpo, anche perché di quel corpo lì non faccio parte ormai da un anno, quindi potrei, se fossi critico, potrei esserlo tranquillamente. Ma la BCE ha messo in campo un sacco di soldi, un trilione aumentabile, un trilione, badate bene, cioè 1.000 miliardi aumentabili, e soprattutto, cosa di cui non si parla tanto sui giornali perché sono apparentemente delle tecnicalità, ma in realtà sono cose importantissime, ha eliminato tutti i limiti che si era data agli acquisti di titoli pubblici dei vari paesi. Ce n'erano due di questi limiti. Uno diceva che la BCE non può acquistare più del 30% delle emissioni di un singolo Stato. Il secondo e più importante limite diceva che la BCE non può comunque detenere una quota del debito pubblico di un singolo Stato che ecceda, attenzione, la quota di capitale che quello Stato ha nel capitale della BCE, che nel caso italiano è il 16%. Quindi il vecchio limite diceva che la BCE non può detenere più del 16% del debito pubblico italiano. Quel limite, in realtà, sostanzialmente, non formalmente, ma sostanzialmente è caduto. Quindi la BCE è pronta a comprarsi titoli pubblici italiani, ma anche spagnoli, ma anche greci perfino, per ammontari ingentissimi e senza limiti. Questa è una cosa fondamentale. In questo momento la sorte di tutta Europa è, sta, come dire, appesa, lasciatemi usare questo verbo non tecnico ma che rende l'idea, è appesa a questa decisione qua. Poi su un altro piano c'è il dibattito molto più vocale, molto più caldo sui giornali, sui media, eccetera, sui Eurobonds, Corona Bonds, comunque li vogliamo chiamare. Quindi su un tentativo che possa l'Europa nel suo complesso fare di indebitarsi sui mercati e poi di distribuire in qualche modo le risorse ottenute in prestito dai mercati ai vari paesi per le esigenze connesse con l'epidemia. Allora, secondo, di nuovo, do la mia opinione personale. Questo dibattito è interessante e importante, la misura in sé è interessante e importante, ma più sul piano politico che su quello economico-finanziario. Su quello economico-finanziario è più importante quello che sta facendo la BCE, già, di quello che si possa, quello che sta già facendo la BCE, di quello che si possa eventualmente fare con una emissione di qualche tipo. Poi, nessuno è preciso abbastanza chi emette, con quali garanzie, a quale prezzo, qual è il modo di distribuire le risorse fra i vari paesi. C'è molta cacofonia su tutto questo, c'è molta confusione. Ci sono alcune proposte concrete, un paio sono state fatte in Italia da economisti italiani, un'altra è stata fatta dal governo francese un paio di giorni fa, ma insomma c'è ancora molta confusione. Però una emissione di titoli da parte di una qualunque, di una
qualsivoglia istituzione europea non risolve il problema. Intanto perché continuano a essere soldi in prestito, per quanto si pensi a una emissione molto lunga nel tempo, addirittura, secondo due famosi economisti italiani, Giavazzi e Tabellini, di titoli irredimibili, anzi il primo a proporre questa cosa qua è stato Mario Monti, irredimibili vuol dire senza scadenza, quindi fondamentalmente non sono più titoli, non è più un prestito, vuol dire se io, Salvatore Rossi, emetto un titolo di debito mio irredimibile e lo vendo a qualcuno, in realtà gli sto vendendo non il mio debito, gli sto vendendo una rendita perpetua, gli sto dicendo tu mi dai dei soldi, non li rivedrai mai più, non è un prestito, in cambio di questo io assicuro a te e ai tuoi discendenti per sempre una rendita, magari piccola, però te la assicuro. Questo è un titolo irredimibile. Sì. Proporre, scusami, una questione che emerge dalle osservazioni dei nostri ascoltatori. Anche questo è un fatto che è ritornato più nel, per così dire, discorso del pubblico giornalistico. Per far fronte a queste esigenze, a queste crisi, non basta stampare più moneta. Se si facesse questo, che effetti ci sarebbero? Allora, naturalmente, ma voglio dire, a te la risposta. Chi la stampa la moneta? La banca centrale. Qual è la banca centrale in Europa? La BCE. Che cosa sta facendo la BCE? La sta stampando, perché per comprarsi tutto quello che si compra e che si vorrà comprare in futuro, che siano titoli pubblici, anche titoli privati, carta commerciale, come la carta commerciale è un asset che si sta comprando la Fed in America. Per fare tutto questo bisogna stampare moneta, se no come si fa? Cioè, in bilancio la BCE ci deve mettere da un lato al passivo la moneta che stampa e all'attivo quello che compra con questa moneta. Questa moneta, anzi, come tu sai Alessandro, io la parola moneta in realtà non la uso tanto, preferisco usare denaro, soldi, perché moneta è un termine più da economisti, più di gergo. In inglese non è così, perché la parola money vuol dire soldi, vuol dire denaro, quindi la usa anche la gente comune. In italiano non è così, quindi diciamo denaro. Allora, una banca centrale è l'unico soggetto che esista nell'economia che può creare denaro dal nulla. Quella che si chiama, che gli economisti chiamano la fiat money, fiat non nel senso della vecchia fabbrica automobilistica, ma nel senso latino di fiat, sia, nasca. Quindi denaro dal nulla per fare che cosa? Per comprarsi titoli pubblici fondamentalmente in questo momento. Quindi questa cosa la BCE la sta facendo, solo che attenzione, seguitemi un attimo perché qui ci addentriamo su un terreno complicato. Negli statuti delle banche centrali, nelle leggi istitutive, la BCE in particolare, ma anche la Fed americana, la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, eccetera, c'è il divieto assoluto per una banca centrale di finanziare con moneta, cioè con denaro creato dal nulla, le spese pubbliche, le spese dei governi. Perché questo divieto? Questo divieto ha una ragione, oltre che teorica, anche storica, molto importante, perché si è capito che un governo che obblighi moralmente o legalmente la sua banca centrale a stampare moneta per le sue spese, che possono essere spese di guerra, per esempio, per fare una guerra, oppure per dare soldi ai propri clienti politici, eccetera, eccetera, in questo modo si crea una enorme inflazione. Cioè c'è un potenziale inflazionistico, una bolla inflazionistica che si gonfia. Quindi e la storia ci ha insegnato che è così, è veramente così, senza andare alla iperinflazione tedesca al tempo di Weimar negli anni 30, basta ricordarsi gli anni 70,
che sono appunto raccontati in quel libro da cui siamo partiti negli anni 70 in tutti i paesi del mondo. C'è stato il fenomeno, qualcuno se lo ricorderà, cosiddetto della stagflazione, cioè la compresenza di grande inflazione e di un PIL stagnante o addirittura in caduta, in recessione. Quindi per questa ragione, scusami, dammi ancora un minuto Alessandro, per questa ragione è stato vietato negli statuti il finanziamento monetario dei disavanzi pubblici. Che vuol dire finanziamento monetario? Vuol dire che la Banca Centrale dà soldi direttamente ai governi. Al limite un governo emette un titolo di debito, ma non lo mette neanche sul mercato, lo dà direttamente alla Banca Centrale in cambio di denaro liquido. La Banca Centrale se lo mette nel suo bilancio e se lo tiene lì per sempre. Quindi in realtà quello è il finanziamento monetario del disavanzo pubblico. Le banche centrali invece possono tuttora fare una cosa più complicata, cioè comprarsi titoli pubblici sul mercato cosiddetto secondario. Quindi prima il governo li emette, li colloca sul mercato, li vende, qualcuno si li compra, quel qualcuno li rivende alla banca, può rivenderli alla banca centrale, quei titoli che ha comprato. E questa è la cosa che la BCE sta facendo in questo momento. In realtà non c'è bisogno di violare la norma che è negli statuti di tutte le banche centrali che vieta il finanziamento pubblico. Quello che si può fare, che si sta già facendo, è comprarsi un sacco di titoli pubblici e quindi consentire ai governi di andare in disavanzo in questo momento molto grande, comprandosi questi titoli sul mercato a breve distanza di tempo dalla loro emissione. E il mercato questo lo sa che c'è un compratore grande con le spalle larghissime e quindi se li compra a prezzi ragionevoli perché sa che se li può rivendere. Vabbè, comunque vedo bruciare comunque in te sempre l'antico fuoco della Banca d'Italia, mi dispiace. E beh, d'altro canto, come hai detto tu, più di 40 anni trascorsi lì. Torniamo sullo scenario domestico, anche in questo libro, però in altri libri che abbiamo avuto occasione di fare insieme, tu hai tracciato un ritratto che ovviamente si è poi anche aggiornato nel tempo del sistema produttivo italiano. Fondamentalmente, mancherò qualche punto, le questioni critiche che tu hai sempre evidenziato sono a la tendenza a diciamo produrre beni e servizi a basso valore aggiunto e basso contenuto di innovazione tecnologica. Seconda questione, il problema dei bassi dimensionali di impresa come fattore di debolezza cronico del nostro sistema. Infine, il problema di un eccesso di dipendenza dal sistema bancario per l'approvvigionamento di carattere finanziario. Prendo questi tre punti, ne potremmo aggiungere altri. Presumo che tu ovviamente confermi la tua visione delle cose, ma ecco, l'impatto di queste che sono per l'Italia delle debolezze strutturali, l'impatto di questa crisi così potente, qual è? Anche perché ti faccio la domanda, anche perché qualcuno vede addirittura, secondo me con qualche imprudenza, una sorta di componente palingenetica. Cioè arriva la crisi, crea una tale distruzione che a questo punto dalle ceneri dovrebbe rinascere un sistema pubblico, produttivo e bancario che in qualche maniera dovrebbe assorbire e rispondere anche a queste debolezze che fanno parte della nostra storia. Come la vedi? Allora, dico subito che le palingenesi sono molto pericolose.
sono anche molto belle, danno un sacco di speranza, però sono pericolose perché il costo di un'ingenesi potrebbe essere talmente alto, potrebbe essere la morte di tutti. Quindi se siamo tutti morti, certo c'è una bella palingenesi, però non ce ne accorgiamo. Tornando alle cose più concrete del sistema produttivo italiano, i tre elementi che tu ricordavi far parte della mia analisi ormai da tantissimi anni a questa parte, non solo li confermo, ma dico una cosa in più, che sono collegati a loro. E anzi, probabilmente la matrice di tutto è la dimensione d'impresa, cioè la peculiarità italiana tuttora sta nel fatto non solo che noi abbiamo una dimensione media delle imprese più bassa, molto più bassa di quella degli altri paesi avanzati con cui ci confrontiamo, ma che la dinamica, cioè il film che si sviluppa mano a mano che il tempo passa è statico, cioè in altri termini e in parole più povere, quello che non succede in Italia mentre invece succede in altri paesi è che dalla grande platea delle imprese piccole e piccolissime, che non c'è soltanto in Italia, un sacco di imprese piccole e piccolissime ci sono perfino in America, che pure è il grande paese capitalistico del mondo. Quello che non succede in Italia è che da questa grande platea si stacchino ogni anno, 5 anni, un bel numero, qualche migliaio di imprese che diventano medie. E che dalla più piccola platea delle imprese di media dimensione se ne stacchi un numero, ovviamente un po' più piccolo, qualche decina, che diventano grandi. Questo in Italia non succede. Si nasce piccoli e si muore piccoli. Non è stato sempre così. Negli anni 50 e 60 l'Italia aveva un sacco di grandi imprese. Poi dico perché avere grandi imprese è importante, perché uno potrebbe dire, ma chi se ne frega, piccolo e bello, come si diceva un tempo, le piccole imprese sono simpatiche, flessibili, eccetera, quindi teniamocele. Dico perché non va bene nella modernità, ma lo dico fra un minuto. Allora, questa cosa è successa più o meno negli anni 80. Adesso la mia visione personale delle cose è più da politico che da economista, quindi esito a dirla perché qualcuno potrebbe dirmi non è il mestiere tuo, fai l'economista e basta. Però diciamo, io sono convinto, anche perché quegli anni lì me li ricordo, li ho vissuti, sono convinto che quelli sono stati anni talmente turbolenti dal punto di vista sociale e politico che le grandi imprese del tempo si sono, come dire, rimpicciolite per paura di essere troppo visibili al sindacato, alla politica, al fisco, ai cittadini, ai terroristi, che non erano pochissimi a quel tempo lì, erano una esigua minoranza, ma non erano comunque pochissimi. Quindi c'è stato un fenomeno, secondo quello che intuisco vagamente, c'è stato un fenomeno di rimpicciolimento del sistema, delle imprese, che poi si è portati dietro fino a oggi. Allora, perché non va bene avere piccole imprese? Perché sarebbe meglio averne di grandi o di grandissime? Perché nel frattempo il tempo moderno è un tempo di innovazione tecnologica continua. Continua. Quindi non una tantum. Continua. Ogni giorno bisogna inventarsi qualcosa. Questa capacità di innovarsi tecnologicamente, ovviamente più sei grande più ce l'hai, perché ci vogliono laboratori, tecnologi, scienziati, è complicato, ci vuole una expertise molto articolata che una grande organizzazione può avere. Adesso io, scusate se faccio un piccolo spot pubblicitario a favore dell'azienda di cui adesso mi trovo a fare il presidente, cioè TIM, Telecom.
che è una grande azienda, lo era molto di più un tempo, poi è stata soggetta a così, vicissitudini varie, su cui non voglio diffondermi, ma resta una grande azienda con una grande capacità tecnologica, molto grande, che io vado scoprendo giorno per giorno in questo momento. E quindi mi capisco sempre di più e mi confermo nell'idea che se sei grande ti muovi nel mondo d'oggi, che è un mondo tecnologico, con molto più agio che se sei molto piccolo, non c'è dubbio su questo. Quindi è questa la radice di tutti i nostri problemi. Premesso questa considerazione, il tema è, capisco, non hai la sfera di cristallo, però tu credi che appunto l'impatto di questa crisi, per esempio, possa spingere, o non dico determinare, ma spingere in direzione di un processo, quello che tu descrivevi, che più piccoli diventino medi e più medi diventino grandi, oppure pensi che sia francamente presto per esprimere una valutazione del genere, cioè che nasca una necessità nuova, rinnovata, per così dire, di questo cambiamento dimensionale, oppure no? Guarda, la risposta vera è che non lo so, non lo so. Quello che vedo però succedere in questi giorni, in queste settimane, è che c'è una rinnovata attenzione verso la ricerca scientifica e verso la consapevolezza che occorre saperne. Ci vuole conoscenza, anche sofisticata. A quanto questo possa, come dire, così, passare dalla consapevolezza superficiale di tutti alla convinzione di ciascun imprenditore di buttarsi in imprese più complicate e quindi che implichino un aumento di dimensione, questo non lo so, perché intendiamoci, la dimensione normalmente piccola delle imprese italiane, apro una brevissima parentesi, ogni impresa italiana, anche quelle più di successo, anche quelle che fanno un sacco di profitti, che sono leader nel proprio mercato, sono sempre e comunque molto più piccole dei loro concorrenti. Qualunque sia la loro dimensione, anche le grandissime imprese italiane sono comunque più piccole delle grandissime imprese tedesche, americane, eccetera. Allora, per ingrandirsi ci vogliono due condizioni, una condizione esterna e una interna. Quella esterna, ci vuole un ambiente esterno, un ecosistema che sia favorevole a questa crescita della dimensione di impresa, che più in generale sia favorevole al libero mercato, cosa che in Italia non abbiamo avuto in tutti questi anni. L'Italia è un paese che per ragioni su cui adesso non c'è tempo di soffermarsi, è stata se non ostile, perlomeno indifferente allo sviluppo del mercato, dell'economia di mercato. E poi la seconda condizione necessaria, quella interna, è psicologica, cioè bisogna che l'imprenditore singolo si convinca a uscire dal guscio della piccola o media dimensione, quindi a rischiare il patrimonio di famiglia, per esempio, quindi a non curarsi troppo della sorte dei figli, dei nipoti, e a pensare è di se stesso, è propria, alla sorte propria, e di pensare in grande. Voglio dire, i grandi colossi americani che in questo momento dominano il mondo, i Google, le Microsoft, eccetera, 20 anni fa, 30 anni fa non esistevano proprio. Il fatto che nell'arco di pochi anni siano diventati dei colossi mondiali, questa cosa qua in Italia è impensabile, non c'è mai stata, e dobbiamo chiederci perché. Devo vedere il tempo. No, siamo giusti. Allora, volevo farti una questione
come dire, a metà strada tra diciamo, il personale e il professionale. Secondo te, l'impatto di questa emergenza, di questa crisi, in che misura modifica provvisoriamente o stabilmente il nostro modo di vita, nel senso se vuoi più ordinario possibile, e in che misura, e qui se vuoi vengo a un piano che per te è più professionale, in che misura la tecnologia in qualche modo, come dire, contribuirà a questo cambiamento, risolvendo evidentemente una serie di questioni. Scusate, E ero la caduto. telefonia mobile che crolla. Allora, Meraviglia. dunque, io penso, come moltissimi peraltro, che è difficile tornare al mondo di prima, dopo questo shock. Anche perché alcune tendenze che erano già in atto alla digitalizzazione, all'uso, per esempio, di questi devices qua, delle videoconferenze, lo smart working, era già in atto questa tendenza, ha avuto un'accelerazione enorme e siccome è una tendenza che va nella linea della modernità, e quindi io penso che a questo punto se c'è un vantaggio nella tragedia, è questo qua, che abbiamo fatto un passo molto consistente verso l'uso di queste tecnologie che consentono di interagire a distanza. L'essere umano, per quello che consta a me, dimentica presto. Questo shock è talmente grave che ci si metterà un po' di più a dimenticare, però alla fine, se non scoppiano altre epidemie incrociando tutte le dita possibili, io penso che anche questa sarà dimenticata, però l'eredità potrebbe essere positiva, o accanto a tante eredità negative, quella positiva potrebbe essere un salto tecnologico che era già in atto, torno a dire, era già in atto, però a questo punto è diventato veramente un balzo, gigantesco. E cosa pensi, se ne è discusso? Io non ho approfondito molto l'argomento, però negli ultimi giorni si è discusso molto, veniamo qui davvero alla questione della telefonia mobile, sul tema di in che misura sia necessario e poi in che misura sia giusto il fatto che questa appendice, per così dire, che ci accompagna giorno e notte, che il telefono cellulare possa o debba essere lo strumento attraverso il quale si dice in fase di emergenza epidemica sia possibile controllare i movimenti delle persone, discorso che da un lato ovviamente potrebbe rispondere a un'esigenza di natura, per così dire, sanitaria, ma ovviamente porta dentro anche una serie di questioni abbastanza delicate e ambigue, perché sai dove cominci, uso questo saggio un po' elementare, ma non sai dove finisci. Tu come la vedi? Guarda, io penso a questo, che qualche forma di tracciamento, come si dice, dei movimenti della gente, in particolare quelli contagiati, che però siano riconosciuti contagiati, quindi questo andrebbe insieme con un enorme aumento del numero di tamponi fatti, un qualche tracciamento nel pieno della crisi ci voglia. D'altro canto, alcuni paesi nel mondo lo hanno fatto, la Corea del Sud, la stessa Cina lo ha fatto. La Cina, adesso qualcuno potrebbe dire, vabbè, ma quello non è un paese veramente democratico, è un paese fortemente autoritario e quindi se ne frega delle ubbie di privacy che potete avere voi occidentali. La Corea del Sud, no, è un paese veramente, autenticamente democratico. Certo, è un paese asiatico, è un paese la cui popolazione, è molto meno individualista delle nostre.
e quindi è più portata ad accettare queste modalità. Allora, sgomberato il campo dal fatto che tecnicamente non c'è nessun problema, cioè tecnicamente si può fare subito, immediatamente, i dati e le procedure informatiche ci sono già, TIM, per quello che le competeva, ha messo a disposizione del governo da subito questa capacità. Capisco che è molto pesante però prendersi la responsabilità politica per un governo di autorizzare una invasione così pesante nella privacy della gente. E quindi capisco le esitazioni del governo italiano, ma non soltanto italiano, anche di molti altri governi del mondo. D'altro canto, mi dico io, queste invasioni della privacy sono già in atto, cioè quei colossi che ricordavo prima di noi sanno, non dico tutto, ma insomma sanno molto, e non sappiamo che uso facciano di questi dati. Quindi in realtà stiamo forse parlando di una cosa che già c'è. Ci fa più paura se a farla è un governo, perché fa venire in testa situazioni dittatoriali, sbocchi dittatoriali. Però intanto, voglio dire, non son mica sicuro che un governo sia peggio di un colosso privato. E anche questa sarebbe una bella discussione. Dunque, Salvatore, siamo più o meno in conclusione del nostro collegamento. Spero che abbiamo tirato fuori un numero sufficiente di argomenti su una materia sconfinata e molto complicata da toccare. E il rituale di questi collegamenti in casa della terza vuole che in fine collegamento venga suggerita una lettura. Io non suggerisco niente, difficilmente alle tue scelte, puoi scegliere quello che vuoi, non è richiesta l'attinenza stretta con la materia trattata, però ovviamente ben venga se c'è. Tu che cosa stai leggendo e che cosa suggeriresti di leggere? Allora, sto leggendo in realtà una biografia di D'Annunzio che è consigliabile, è una lettura consigliabile, un bel libro scritto da Giordano Bruno Guerri, che è tra l'altro il presidente della Fondazione Vittoriale, quindi è un d'annunziologo provetto. Ma in realtà il mio consiglio invece sarebbe quello di leggersi uno dei tre libri che ha scritto Yuval Harari, che è uno storico e antropologo israeliano naturalizzato inglese, molto giovane, cioè 40 anni forse neanche, molto famoso a questo punto, molti ne avranno già sentito parlare. Lui fa una operazione ambiziosissima, cioè fa la storia dell'umanità dalle origini, quindi dalla preistoria, fino a oggi, e oltre oggi si spinge verso il futuro. Scrive benissimo, si può leggere sia in inglese sia in italiano, ma anche le traduzioni italiane sono eccellenti, quindi non suggerisco un titolo. Lui ne ha scritti tre di bestsellers mondiali, uno qualunque dei tre, poi tanto viene la voglia di leggersi gli altri due. Ottimi suggerimenti di lettura, ci salutiamo, grazie. Sì. Grazie a te, grazie alla terza e a tutti quelli che ci hanno ascoltato. A presto. Chiudo il collegamento.